l'ospite che ci mancava oggi per concludere questa puntata di Naturalmente Sicilia. Eccolo qui alla mia destra, Guglielmo Portelli. Grazie per essere qui con noi. Tu lavori per il Corfilac, sì. Questo ente terzo che serve a certificare che un ragusano DOP sia realmente DOP, che tutti i passaggi del disciplinare siano stati seguiti dalla produzione anche alla fase, insomma, della stagionatura. Ed è quello appunto che poi differenzia un ragusano DOP da un caciocavallo. E cos'altro, Guglielmo? Cos'altro differenzia, a parte appunto il riconoscimento DOP, un ragusano da un caciocavallo? Sì, ci sono alcuni segnali essenziali nel formaggio che riguardano proprio la scritta, come in questo caso, ragusano su due lati della forma. Questa che viene messa con il marchio Fascera proprio al momento della formatura del prodotto. Il ragusano si riconosce anche dalla matrice in caseina, che ha un numero univoco, cioè ogni forma ha questa matrice, dà un numero proprio, e da questo numero è possibile anche risalire alla tracciabilità del prodotto anche andando sul sito www.corfilac.it, nella sezione della tracciabilità, inserendo questo codice di questo formaggio noi veniamo a sapere tutta la storia da chi è stato prodotto, da chi è stato già stagionato, quando è stato fatto, addirittura che cosa gli animali in quella giornata hanno mangiato. E poi marchio ultimo, ma non ultimo per questo, ma il più importante, è quello a fuoco, che viene messo sulla faccia principale del formaggio, e questo viene messo a completamento, diciamo, della certificazione quando, dopo aver avuto una certificazione conforme, quindi positiva, del lotto di produzione, noi mettiamo questo marchio a fuoco, e da questo momento questo formaggio può avere questa denominazione protetta, appunto, di ragusano DOP. Ecco, il marchio a fuoco ragusano è quello che mettete voi, mentre tutte le altre fasi, come abbiamo detto, sia la scritta ragusano sui lati, che è il marchio caseina, viene appunto fatto, anche il numero viene fatto appunto in azienda, il ragusano, la marchiatura a fuoco ragusano DOP, è quello che fate voi, appunto, a certificare che effettivamente questo formaggio nell'arco appunto della sua produzione ha seguito tutti le regole. Noi siamo autorità pubblica, che siamo stati designati dal MIPAF, dal Ministero delle Politiche Agricole, per, come ente terzo, appunto, per verificare che chi fa questa produzione, chi questo prodotto, segue attentamente il disciplinare di produzione. Il disciplinare di produzione non è altro che, tra virgolette, una ricetta di come questo formaggio deve essere fatta, ma ciò che contribuisce molto in questa DOP, ma in tutte le DOP in genere, e questo legame stretto che ci deve essere tra il prodotto e il territorio, cioè ogni qualsiasi elemento che viene a formare questo prodotto deve risalire dalla nostra provincia, dal territorio che è descritto dal disciplinare, che è quella appunto della provincia di Ragusa, più tre comuni della provincia di Ragusa che sono noto, Palazzo Lacrede e Rosolini. Conviene sempre, sia per il produttore ma anche per il consumatore, mangiare e consumare un prodotto, in questo caso certificato dalla DOP, che comunque certifica la sua provenienza, la qualità di questo prodotto. Certamente, è una garanzia in più che questo formaggio ha, ma soprattutto più che sul mercato locale, questa certificazione è importante per il mercato nazionale e anche estero, perché il formaggio, una volta venduto, viaggia con una documentazione, con una garanzia. Magari noi in provincia di Ragusa conosciamo direttamente il produttore che fa questa tipologia di formaggio, allora quella è la garanzia massima che possiamo avere, perché si innesca una fiducia tra il consumatore e chi produce il formaggio stesso. Ma per il consumatore che si trova a Milano, che si trova in qualsiasi altra parte del mondo, una certificazione accoppiata al formaggio è una garanzia in più che questo formaggio è stato fatto nella nostra zona, che è quello, diciamo, originale, quello a denominazione di origine protetta, e quindi quello che ha questo rapporto stretto proprio con il territorio di origine. E può anche essere, magari correggimi se sbaglio, che da quando il caciocavallo è diventato in alcuni casi il ragusano DOP è più conosciuto, ha varcato i confini, insomma, della Sicilia, sicuramente, insomma, è più conosciuto e più vendibile anche. Certamente, chiaramente è entrato nel giro delle denominazioni di origine protette, quindi che sono molto valorizzate anche a livello proprio nazionale. Quello che manca, lo devo dirlo purtroppo, è il consorzio di tutela di questo formaggio, che attualmente da qualche anno ha perso il riconoscimento, anche se da parte del Ministero, consorzio di tutela, quindi un consorzio formato dagli stessi produttori che ha la finalità di tutelare l'immagine di questo prodotto.
E so che ultimamente si sta muovendo qualcosa, nel senso di riottenere nuovamente da parte del Ministero questo riconoscimento, perché un formaggio come questo di grandissimo valore, di grandissima tradizione, purtroppo senza un consorzio di tutela alle spalle, chiaramente è come avere una Ferrari, per fare un esempio banale, ma con le ruote scoppie, ecco, quindi non riusciamo, abbiamo una bella macchina ma non riusciamo a farla muovere come vorremmo. E allora, al di là di questo esempio veramente banale, insomma, è importante che questo formaggio venga tutelato, promozionato nelle giuste sedi, quindi anche nelle fiere, dove chiaramente è giusto che ci sia questo prodotto insieme a tutte le altre doppie. Farlo conoscere per come si deve, perché sicuramente è un formaggio che ha tutto il sapore del nostro territorio. E a questo riguardo volevo concludere questa intervista, Guglielmo, perché tu spesso dici che questo è un formaggio da meditazione. Sì. E quindi secondo te qual è il modo migliore per poterlo gustare? Ma sicuramente questo viene utilizzato moltissimo nella nostra gastronomia tipica. È chiaro che poi accoppiato, abbinato a quelli che sono mieli particolari degli iblei o anche il semplice olio di oliva nostro con panatico, insomma con i nostri pani tradizionali, oppure con confetture particolari di queste che si trovano adesso in giro, delle confetture di cipolle, di pomodori, chiaramente tutti i prodotti della nostra zona accoppiati a vini della nostra zona, quindi ad alto valore, vini rossi del tipo Cerasuolo e così via, sicuramente sono delle accoppiate perfette. È chiaro che un prodotto di questo, malgrado il disciplinare parli di oltre 6 mesi, adatto alla grattugia, devo dire che invece è un prodotto che, avendo ridotto il sale in maniera notevole, nel senso che noi oggi viaggiamo su livelli medi di sale del 3,5-4% al massimo, è un prodotto invece che da questo punto di vista si adatta poco alla grattugia. Quindi è un prodotto che fino anche a 15 mesi, a 18 mesi si adatta perfettamente come formaggio da tavola e rimane abbastanza pastoso, quindi abbastanza diciamo saporito, e che però, diciamo, da un punto di vista della grattugia, rispetto sarebbe a cosa calata, sarebbe veramente uno sarebbe spreco. Davvero uno spreco. No, sì. Benissimo, io ti ringrazio. Grazie a voi. Guglielmo, abbiamo completato alla grande questa puntata di Naturalmente Sicilia, nella speranza che presto davvero questo formaggio possa trovare la strada che merita. Speriamo.